Ciao a tutti, sono Diego Rossi della Trattoria Trippa di Milano. Dato che è primavera, oggi presentiamo una ricetta super primaverile, l'emblema della primavera. Quindi una vignarola con tutte verdure verdi e belle croccanti e l'abbiniamo a delle animelle di cuore. Partiamo cuocendo le animelle invece che nella solita acqua, nella birra. Utilizziamo delle animelle di cuore, che sono dette anche timo. Sono presenti negli animali giovani e servono a produrre globuli bianchi finché non si forma il midollo osseo. Andiamo a inserirle nella birra, condiamo con un po' di sale e un po' di timo. Voilà, un ramettino. Mescoliamo un attimo e adesso portiamo a bollore e appena prende il bollore abbassiamo e facciamo cuocere a fuoco dolce per 2-3 minuti. Nel frattempo abbiamo un'acqua che sta per bollire e andiamo a cuocerci le fave. Sale anche qui. Andiamo giù con le fave e nel frattempo magari ci prepariamo il guanciale. Ci prepariamo anche queste verdure, quindi cipollotto fresco, insalata romana. Cerchiamo questa parte qua e la tagliamo così. Abbiamo i nostri ingredienti, nel frattempo le fave sicuramente saranno pronte. Le scoliamo e subito in acqua e ghiaccio. Mentre le fave si stanno raffreddando, riutilizziamo l'acqua, dato che ci serve per cuocere i piselli. Ok, nel frattempo noi ci occupiamo delle fave. Togliamo il ghiaccio in eccesso e le scoliamo. In una ciotola puliamo le fave. I piselli a questo punto saranno pronti, io mi fermo un attimo con le fave e andiamo a scolare i piselli. Li frulliamo e facciamo una crema. Perfetto, la crema è abbastanza liscia, non la vogliamo troppo liscia, ma va bene anche con qualche pezzettino di pisello all'interno. Partiamo con la preparazione della vignarola, quindi prendiamo una padella, mettiamo i nostri pezzettini di guanciale, aggiungiamo anche un filino d'olio, quindi cerchiamo di toglierlo e lo appoggiamo un attimo in una ciotolina, così rimane più croccante, e nello stesso grasso ci mettiamo a soffriggere il cipollotto. Il cipollotto è pronto e quindi ci manca l'insalata. Voilà, gli diamo una passata in padella veloce, un po' di sale e un goccino di vino bianco. Ok, le animelle direi che sono pronte e quindi voilà, le scoliamo, vedete che sono belle morbide ancora, e le mettiamo su una placchetta a raffreddare. Togliamo la birra, che non ci serve più, e riprendiamo le animelle, che nel frattempo hanno buttato fuori un po' di liquido. Le tagliamo a cubetti, le asciughiamo leggermente, ok, un pentolino e del burro chiarificato. Mentre il burro si sta sciogliendo, andiamo a finire a completare la vignarola. Aggiungiamo di nuovo il guanciale e le nostre fave che abbiamo pulito. Il burro è caldo, possiamo inserire le animelle. Le lasciamo friggere un po', no, all'interno del burro e andiamo a terminare la vignarola con qualche foglia di menta fresca. Le animelle sono pronte, belle croccanti, belle dorate. Le finiamo per dare un po' di profumo con dell'aglio e qualche rametto di timo. Le facciamo insaporire un attimo e a questo punto le scoliamo. Perfetto, possiamo salarle e adesso andiamo a comporre il piatto. Prendiamo la nostra crema e la stendiamo nel bordo del piatto. Posizioniamo le animelle, voilà, un po' di pecorino romano e del pepe nero, voilà. E le nostre animelle con la vignarola sono pronte.